La Puglia ha una natura ed una vocazione essenzialmente rurale. Parliamo allora di agricoltura e lo facciamo con l'avvocato Dante Capriulo, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia Solidale e Verde a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano. Noi dobbiamo sicuramente cambiare il nostro modello produttivo a Taranto e nella sua provincia, che negli ultimi anni è stato fondato sulla grande industria, e dobbiamo ritornare ai beni primari, ai beni naturali che, diciamo, il Signore ci ha donato, e oltre, diciamo, allo straordinario paesaggio che abbiamo, alla nostra storia e quindi alle attività legate al turismo, sicuramente la terra e l'agricoltura rappresentano un altro pezzo importante, perché noi nella nostra provincia abbiamo, diciamo, un'attività agricola importante che negli ultimi anni ha scontato dei problemi e che va sicuramente incentivata. Devo dire che però la Puglia in questi anni ha fatto dei passi in avanti, perché sicuramente il brand Puglia oramai è conosciuto in tutto il mondo. Di recente la nostra produzione vinicola è stata addirittura presentata a New York. Anche qui nella mia città, Taranto, ci sono produzioni di vini che eccellono a livello internazionale. Quindi noi dobbiamo assolutamente fare in modo che la produzione agricola sia sviluppata. Ovviamente oggi, quando parliamo di agricoltura, non pensiamo più al piccolo agricoltore che magari ha la piantagione di pomodori, ma sicuramente pensiamo all'agroindustria, e su questo molto si può fare, molto è stato fatto, perché, diciamo, incentivare alcune produzioni significa far crescere, diciamo, il territorio, far crescere il lavoro. Ripeto, è un settore fondamentale, abbiamo delle possibilità e su cui dobbiamo noi incentivare. Aggiungo su questo che di recente, tra l'altro, ho rappresentato anche l'amministrazione in alcuni tavoli regionali. Dobbiamo per esempio recuperare il sistema delle acque, perché per fare agricoltura, diciamo, intensiva servono le acque, recuperando la rete dei depuratori e quindi delle acque affinate, così come tutto il sistema degli invasi e il sistema di acque, diciamo, ai terreni. Io credo che abbiamo le potenzialità, dobbiamo recuperare una mentalità di carattere anche agricolo, ovviamente di un'agricoltura moderna. Su questo c'è anche il tema del piano di sviluppo rurale, che purtroppo ha scontato dei problemi legati a dei ricorsi su cui si stanno recuperando i ritardi, che sono sostanzialmente degli incentivi importanti all'agricoltura, su cui so che gli agricoltori sono anche un po' giustamente arrabbiati, per cui anche questo va sbloccato rapidamente, e devo dire che noi ci impegneremo affinché anche il nostro territorio di Taranto, anche la città di Taranto, perché per esempio abbiamo delle isole amministrative che devono rientrare in questo piano, possa ottenere questi incentivi e quindi l'agricoltura diventi un altro pezzo di quel cambiamento dello sviluppo che vogliamo portare avanti, diventi innovativa, diventi agroindustria e possa portare ricchezza e lavoro sul nostro territorio.